visualizziamo con persone e arte discorsi intellettuali. Oggi abbiamo tema icona, una forma d'arte e una forma di spiritualità. Siamo con ospiti Antonella Barbagallo, da tempo si occupa di restauro, in particolare con tecniche antiche, cancelliere della Chiesa Ortodossa in Italia, giornalista e critico d'arte Luca Muti, conduci Giulia Savitskaya e io Alesia Savitskaya. Oggi è 10 gennaio 2024 e noi da nuovo iniziamo il nostro discorso. Antonella, noi sempre sentiamo su società icone stile, persone di come icone, icone per stare a copiare. Interessante questa società, questa parola usa tantissimo. Interessante sentire come e perché nata icona. Innanzitutto le icone sono un'espressione della spiritualità della Chiesa cristiana ortodossa e sono una presenza essenziale nelle chiese del rito ortodosso. E entrano per i fedeli come un elemento che li porta verso la spiritualità e verso le porte del cielo, così sia in antichità che tutt'oggi. L'icona viene realizzata quando nasce un bimbo, viene realizzata quando una coppia si sposa, entra prima l'icona e poi gli sposi, e vi è l'icona anche che accompagna la persona dopo la morte, quindi viene messa nel momento del suo funerale. Per quanto riguarda i canoni iconografici, queste storicamente riprendono i canoni bizantini e si sviluppano poi su un linguaggio pittorico russo, dai canoni bizantini, prendendo un aspetto stilistico meno ieratico, meno severo, con l'introduzione di colori più accesi. Esiste una grossa differenza anche dall'aspetto estetico, soprattutto tra l'icona greca e l'icona russa. Quello che emerge è nell'immagine la presenza dell'oro. L'oro è il grado supremo della luce ed è l'elemento che accompagna la spiritualità, l'elemento divino. È foglia d'oro in realtà, è foglia d'oro che viene applicata sul volo, la pasta rossa, il volo armeno e sotto viene l'efkas. Quindi tecnicamente abbiamo il legno, l'efkas, il volo e la foglia d'oro. E questo insomma per rispondere a questa prima domanda. Secondo te l'icona come forma di arte cosa porta per società? C'è una lettura intanto incredibile della forma e del colore. Le forme sono diverse dalle opere d'arte che noi conosciamo nella nostra cultura, ad esempio rinascimentale. Sono forme più stilizzate e anche senza prospettiva, se vogliamo. Noi siamo abituati a notare l'opera d'arte osservando certi canoni, parametri, perché li abbiamo studiati anche a scuola. L'icona si discosta molto, è un elemento di spiritualità, è molto semplice nella sua forma. Quindi cosa insegna? Insegna una lettura dell'immagine, prevalentemente, modo molto molto più semplice rispetto a quella che può essere la lettura di un'immagine a livello di studio rinascimentale. L'opera d'arte rinascimentale ha un altro tipo di rapporto con lo storico. Significa icona come forma di arte attira attenzione? È proprio di sì, anche perché contiene in sé una luce incredibile che è proprio l'oro, l'uso dell'oro e molti colori poi sono legati alla spiritualità e alla simbologia, quindi in contrapposizione alla luce dell'oro abbiamo il nero che è l'oscurità, poi abbiamo il bianco che è la purezza, il verde che è la natura, la rinascita, la bellezza della vita, quindi i colori attirano l'occhio e sono tutti colori naturali,
estratti dalla natura. Quindi un insegnante che insegna restauro prima di tutto spiega la chimica del colore e quale colore è quello che viene usato nell'icona che si vuole rappresentare o restaurare. Luca, la domanda che va in continuo dopo il discorso di Antonella sull'icona, questa icona come forma di spiritualità, tu per favore approfondisce queste parole che noi usiamo nella vita quotidiana molto spesso, spiritualità, spirito, icona, come secondo te icona porta come una forma di spiritualità? Sì, innanzitutto volevo dire a chi ci vede, che di solito mi vede in ambiti normali da critico d'arte, stasera sarà in una forma diversa perché chiaramente parliamo di icona, quindi da cancelliere della Chiesa ortodossa, ho pensato proprio di affrontare il tema da un punto di vista più religioso. L'icona, rispondendo un po' alla prima domanda di Giulia, credo che la società sia diventata simbolo dell'immagine in generale, non solo perché icona vuol dire immagine in greco, ma perché è stato grazie alle icone che poi si è sviluppata tutta l'arte. Non ci dimentichiamo che fino all'ottavo, nono secolo l'arte religiosa esisteva. Poi a un certo punto si affermò in questo periodo, soprattutto qui in Europa occidentale, il fenomeno dell'iconoclastia, cioè un movimento religioso cristiano che diceva che siccome la Bibbia dice che non bisogna adorare altri idoli, praticamente si erano messi in a dire che bisognava eliminare tutte le immagini, tutte le immagini sacre. E diciamo che le chiese di Oriente si sono opposte e hanno invece cominciato a affermare il concetto che non era giusto questo, perché se si può abbattere una statua perché magari può essere letteralmente preso come un idolo, quantomeno le pitture vanno salvate perché è giusto mostrare la bellezza di Dio e della spiritualità. E quindi si è arrivati qua al 200, dove infatti le pitture del 200, come il professore Samuele Gallo può confermare, sono molto iconiche, nel senso hanno molto di bizantino, proprio perché c'è questa grande tradizione che dall'800 al 900 dopo Cristo che ha portato a questo movimento. Le icone sostanzialmente si dividono in tre scuole, non c'è una scuola unica di iconografia. Le più antiche sono quelle del copte probabilmente, che sono quelle quindi della zona subsahariana, quindi Egitto, Etiopia, Eritrea, Somalia, parte prevalentemente Etiopia, Eritrea ed Egitto, dove il cristianesimo si è affermato all'inizio. Proprio il cristianesimo forse più antico pare che si sia affermato proprio da queste popolazioni. E sono dedicate nella maggior parte a San Marco, il primo papa ortodosso infatti della tradizione copta, non è San Pietro ma è San Marco, quindi ci sono moltissime figurazioni di San Marco, chiaramente del primo papa, poi piano piano degli apostoli, di San Giorgio, un'altra figura molto importante, e sono realizzate non in legno ma in pergamena, perché era un materiale più facile da reperire, anche perché quei luoghi avevano una tradizione papirologica. Stata considerata più affine alla loro cultura. Poi arrivano in Grecia e in Grecia cominciano a diventare più focalizzate sulla figura della Madonna, così come anche in Russia. Sono due tipi di figurazioni diverse, ci sono due icone importanti, possiamo dire le icone delle icone, in Russia è la Madonna di Kazan e in Grecia la Madonna Odigitria delle tre mani, che sono importantissime perché sono custodite in luoghi segreti e vengono portate in ogni monastero, in ogni chiesa, ogni volta che c'è una consacrazione di queste chiese. Quindi è come se queste Madonne fossero considerate vere immagini della Vergine Maria. Quindi è molto interessante questo discorso spirituale. Per quanto riguarda invece la tecnica, non entro nel restauro perché non sono competente, la mia manualità è pari a quella di un pratico diversamente abile, quindi passa novità, ma posso dire che dal punto di vista figurativo c'è una grossa differenza tra le nostre opere, che cosa abituate a vedere anche medievali, che mi potevo definire le nostre icone occidentali, e quelle russe particolarmente. La dimensione dei soggetti, cioè le grandi pale d'altare Giotto, Cimabue, duecenteschi, trecenteschi, abbiamo delle grandi dimensioni, i soggetti appaiono in grande dimensione, perché l'idea è quella di mostrare
Nelle icone invece, una volta che si è affermata la salvezza delle opere d'arte in quanto tali, quindi si è già dimostrata ampiamente la bellezza di Dio, si riducono le dimensioni per cercare però qualche cosa di diverso, cercare Dio nelle piccole cose. Se andate a vedere il minologio, che è una specie di calendario, vedete che i personaggi santi sono veramente piccolissimi, dato la necessità di quasi un momento di ingrandimento per essere visti. Ecco, in questo caso la spiritualità si focalizza nel cercare Dio nelle piccole cose, anziché nelle grandi. A me è arrivato una domanda mentre Luca raccontava queste tecniche e dimensione e provenienza. Quando si fa restauro, cosa fa di più difficile? O non si può dire che è una cosa più facile o difficile? O si può proprio dire che questo proprio è difficile? Allora, per quanto riguarda l'icona, diciamo lo scoglio di rosso è la parte superficiale, il rivestimento, la protezione che lui fa. Lui fa una volta seccata, quindi si parla di anni, anni, di secoli, diventa coriacea, diventa molto dura. È vero che contiene in modo molto stretto lo strato al di sotto presente, che è il pigmento, però quello è lo scoglio per quanto riguarda l'icona, è il punto critico, perché se abbiamo un danno di sollevamento dell'EFCAS, così come danni analoghi a questa situazione si possono trovare anche nelle policromie lignee del periodo medievale, quindi il sollevamento dello strato del fondo preparatorio crea un sollevamento dello strato pittorico, ma non esistendo uno strato così coriaceo di protezione dell'opera viene facile poi alla fine restaurare. In questo caso l'olifa va tolta con il bisturi, bisogna stare molto attenti di non portarsi dietro anche il pigmento, di non portarsi dietro la foglia d'oro, quindi è il punto più difficile. Poi un altro momento di difficoltà è la malattia della tavola libra stessa, quindi si entra in quella che si chiama patologia del legno, il legno si ammala, ci sono le carie bianche, ci sono i tarli, ci sono le muffe, quindi bisogna fare degli studi più approfonditi anche di microbiologia. Si entra poi in momenti critici quando si parla, ad esempio Luca Monti ha nominato le tavole cotte, si parla allora di bioarcheologia, perché la tavola cotta solitamente si fa riferimento, per quanto riguarda ciò che esiste ad esempio a Firenze, al Museo Archeologico, l'ultima sezione della sezione egizia, abbiamo esempi di tavolette lignee chiamate appunto icone del Fayum, dell'oasi del Fayum, ed è tutto legno, non abbiamo l'olifa che le riveste, quindi diventa ancora più complicata questo rapporto di restauro. Diciamo che il momento più critico però, come tu mi hai chiesto, è veramente il rapporto con quella che è la protezione che è l'olifa. È dura togliere e non si toglie. Significa interessante questo discorso tra attenzione, tra consapevolezza, lavorare con questa tecnica è proprio complicata l'EFCAS. Questa è una forma di spiritualità, perché persona quando fa spirito, quando la persona lavora con se stesso, anche bisogna stare attenzione, non prendere muffa, capire come creare la sua icona dentro. Esatto, a me è anche arrivata una domanda, perché una cosa così materica, perché adesso Antonella ha mostrato solo una piccola parte del restauro, e io ho capito che è una cosa così materica, così esatta, che nello stesso tempo rappresenta spiritualità. E qui si nasce la domanda per Luca. Questa ricerca di spiritualità in forma, come riguarda di te? Questa è una parte del nostro ego, trovare forma di Dio e fare immagini? O questa è una nostra ricerca che fa parte apposta
può darsi che curiosità, fantasia e questo richiamo spirituale che noi sappiamo che c'è una parte che si può descrivere, ma c'è altro lato che non ha parole e ci sono le cose che non si può mettere nelle parole. Secondo te, questa ricerca di mettere in forma qualcosa più sacro di vita quotidiana e ricerca di Dio attraverso l'icona è una parte del nostro ego o una parte qualcosa che rappresenta altro nell'essere umano? Allora, se andiamo a fare un po', questo è un argomento molto lungo, però un po' di storia della spiritualità, come ho detto prima, nei primi secoli del cristianesimo dei complici, quindi le immagini sacre non esistevano, quelle poche che esistevano venivano avversate. Il problema è che la prima spiritualità cristiana nasce nel deserto, quindi parte del deserto, quindi nel deserto non avevano bisogno di un'immagine, perché era tutta una vita meditativa e quindi se lo immaginavano dentro di sé. Non avevano bisogno neanche di evangelizzare, vivevano da soli o al massimo in piccolissime comunità e quindi non parlavano, non lo sappiamo, comunque avevano una vita molto semplice, strettamente monastica. Credo che dopo sia diventata un'esigenza di evangelizzazione, proprio perché appunto nell'ottavo nono secolo si vuole cominciare a mostrare la bellezza di Dio, ecco che si comincia a fare le immagini per andare paesi diversi, lontani dal nostro, e quindi noi chiediamo in questo Cristo che si è fatto uomo, quindi probabilmente se Cristo è fatto uomo diventa anche più facile spiegarlo, cercarlo e dare una figurazione. Quello che è interessante è che le icone non sono tutte uguali, non solo perché sono copte ortodosse, greche ortodosse, russe ortodosse, ma nelle funzionalità specifiche, cioè pochi sanno che nell'ortodossia si è affermata una specie di concetto di energia. Quindi ci sono icone che vengono usate per pregare per noi stessi, icone che vengono usate per pregare per gli altri e icone che vengono usate durante la Divina Liturgia nelle chiese. Antonella prima ha parlato della bidimensionalità, icone sono bidimensionali, non hanno una prospettiva. È vero. E generalmente questo tipo di icone, quelle meno prospettiche, vengono usate per la Divina Liturgia e vanno a comporre le iconostasi delle varie chiese. Iconostasi praticamente come dire una mostra, un'esposizione di icone nelle prossimità degli altari delle chiese, che sono anche bellissimi, ci sono le chiese fatte a gare ad avere le icone più belle. E quindi solo per la Divina Liturgia, che particolarità hanno? Sono piante, non solo con poca prospettiva, ma piante. Sicuramente Antonella aveva avuto anche a che fare con tavole convesse che venivano verso noi o concave che vanno là. Ecco, questa è un'altra funzione. Quelle concave servono per pregare per gli altri e quelle convesse, cioè che vengono verso noi, quelle più bombate verso l'osservatore, servono a pregare per se stessi. È come se ci concentrasse un'energia a specchio su noi stessi e quelle concave invece. Quindi la forma cambia energia e l'energia cambia la forma. Esatto. Due cose che sono collegate. Esatto. E poi a me è venuta l'idea che ogni icona, almeno quella che ho visto nella mia vita, se anche non conosceva bene come esperto di Antonella, di quale periodo o quale stile, io sempre trovavo molto estetica dal punto di bellezza. Quindi io mai non ho visto nessuna icona che non era estetica dal punto di vista di bellezza. Poi c'è anche, raccontiamo di periodo, quanto era fatta, i materiali che hanno usato, ma sempre c'è questa estetica, anche dal punto di spiritualità è una cosa, ma si collega anche con l'estetica. Forma si collega con l'energia e quella che si produce alla fine è sempre estetico. E bellezza. E bellezza. Sì, certo, bellezza e spiritualità insieme. Sarebbe carino leggere questa parte perché è molto legata proprio all'inserimento dell'oro e questa è un'opera d'arte alla fine completa perché non gli manca niente, no? Perché ha tanta ricchezza di materiali, ha tanta luce e ha tanta preghiera quando viene proprio realizzata e anche
restauro ha tanta pazienza e quindi è un connettersi nuovamente con la volontà della persona. In quel momento c'è stata una preghiera profonda e sinceramente anche nel momento in cui si restaura c'è sempre un piacere di connettersi con chi ha eseguito quell'opera d'arte. Un pulviscolo d'oro attraversa il cielo, un gesto sincero segna l'immagine della preghiera. L'icona è un oggetto compiuto in sé, un microcosmo che ripropone la verità e la perfezione del macrocosmo in cui esso è riflesso. Un tempio alla cui costruzione prodigiosa compone tutto il creato, l'uomo, gli animali, i vegetali, i minerali e ancora la terra, l'aria, l'acqua e il fuoco, in un equilibrio misterioso in cui tutto l'ho offerto e sublimato affinché il bello possa esprimere il bene. Già la scelta della tavola di legno richiede attenzione, non è un legno qualsiasi, è un legno che si presta ad essere scavato, ad essere interiorizzato, è un legno che non è mai duro, è un legno semitenero, il faggio, ad esempio, il tiglio. E quindi la scelta del legno richiede attenzione ed esperienza e conoscenza dei canoni proporzionali, ci sono varie grandezze come ha appena detto Luca Monti. La terra offre una materia prima, quindi pigmenti coloranti, il Lebaxas stesso, il volo che accoglie l'oro. La sensibilità personale incrementa il gesto della scrittura. E infine la chimica, organica e inorganica, dei materiali naturali usati, crea una perfetta alchimia e in armonia con l'intero microcosmo. Questa è l'icona. Significa icona, questa è come forma di arte, è come forma di spirito, e questa è molto contemporanea, con sue vita lontana, anche da questo testo come tu hai letto, noi possiamo vedere proprio contemporaneo, proprio quotidiano. Certo, sì. Esatto. Direi che questo foglio ha descritto perfettamente il connubio tra arte, bellezza e spiritualità. La bellezza è un'espressione diretta dello spirito, non è solo arte. Cioè, quando si vede un'opera d'arte disordinata, che cosa si muove nel nostro animo? Si muove ovviamente una reazione negativa, perché siamo comunque perplessi davanti a queste figurazioni. E oggi purtroppo l'arte sta andando verso questa direzione, cioè è una negazione della spiritualità, perché vediamo opere sempre più brutte, ma non più brutte perché sono malfatte, ci sono opere malfatte che la loro, diciamo, imperfezione estetica hanno comunque qualche cosa di grazioso, perché comunque si vede lo sforzo fatto dall'artista di migliorarsi, chiaramente anche gli artisti grandi prima dovevano passare il loro primo distacco, quindi non possiamo giudicare nessuna estetica, ma la bruttezza di ciò che trasmetto, come gli scupi, Malevich per esempio, cioè chiaramente è entrato nella storia dell'arte, ma che cosa dà l'idea di un qualche cosa senza speranza, perché chiaramente è nero, non si vede la luce. Si vede invece in un'icona un'opera d'arte del 200, quindi la bellezza è sinonimo di spiritualità, la bruttezza a mio avviso, intesa appunto come contenutistici, come messaggi che l'opera dà, è il suo immenso. Ma generalmente volevo dire che sviluppo di icona con ricerca di spiritualità ha dato molto grande contributo nello sviluppo di arte generalmente, perché sono nate nuove tecniche, nuove versioni, ma poi è sempre sviluppo e sempre miglioramento, e quindi questa parte religiosa è entrata nella parte artistica, quella che è più civile, quella che, come Giulia ha detto, quotidiano, e persone hanno cercato di mettere nella sua vita quotidiana, collegare con Dio e nello stesso tempo adattare per la nostra vita alla terra su di forma che noi possiamo capire e poi trasmettere tra forma, può darsi che altra visione che è fatta già sotto di forma. Sì. C'è anche una ricchezza, se vogliamo. Anche investimenti, sì. Investimento, c'è una ricchezza. Materiale, la rizza,
ad esempio, che è una grande protezione dell'icona, è una cesellatura preziosa, anche con pietre preziose, oltre alla folla d'oro è luce, ricchezza, quindi un'icona ha anche un valore economico notevole. Ci sono tre scuole importanti, la scuola di San Pietroburgo, la bottega moscovita, la bottega della Russia centrale, che producevano icone a livelli altissimi, e le possiamo osservare, se vogliamo, qui a Firenze, alla Galleria Palatina in Palazzo Pitti, alla Cappella Palatina, in particolar modo c'è la collezione Medicea, delle icone russe, asburgico, lorinesi, e hanno una ricchezza incredibile, un patrimonio incredibile che ha Firenze. E quindi grande luce, grande ricchezza, e proprio dei materiali, costosità elevata. Questo significa come questa ricchezza materiale e ricchezza spirituale noi possiamo creare quando facciamo dentro, andiamo dentro del processo di restauro. Persona che fa restauro, anche se non è professionale, ma solo come forma di terapia, anche possa trovare qualcosa del suo spirito attraverso di questo processo. Sì, il restauro è un momento estremamente delicato, perché bisogna iniziare da, se c'è bisogno, dal supporto stesso, ma quello che può dare piacere è proprio la realizzazione dell'icona stessa. E quindi è un momento di avvicinarsi alla luce, al colore. Infatti nelle lezioni che facciamo, nei corsi che propongo anche io nel mio laboratorio, iniziamo da zero, scegliamo il legno e scegliamo, lascia libertà nella scelta del soggetto, perché ognuno interiorizza come crede questa lettura divina. Quindi lascio libera scelta. Poi il restauro è una cosa anche privata, diciamo, perché è un momento di estrema delicatezza, serve lo spazio adatto, quindi, però è solo un momento. Noi sappiamo che anche, non solo il restauro, anche tu sei con grande esperienza di insegnare arte e storia, storia di icona, quindi tu anche insegni dal punto di storia come è nata l'icona, che tipi di icona ci sono. Ci sono così lezioni per persone che non sono proprio specialisti, ma quelli che amano arte, vogliono approfondire arte. Sì, avevamo appunto, i miei corsi nel laboratorio sono mirati proprio a questo. Poi ci fa piacere anche dire che qui in questa sede sono stati organizzati dei corsi proprio di formazione, di divulgazione delle tecniche antiche, delle icone sia russe che greche. E inoltre avevamo appunto in programmazione un seminario di formazione sia per gli appassionati dell'opera d'arte, persone anche che non sanno dipingere, ma in particolar modo ci siamo avvicinati a questo progetto pensando anche alla nostra città, quindi alle guide turistiche, agli accompagnatori che devono per forza creare dei gruppi e a volte sfugge molto quella che è poi la tecnica, perché non la sanno, sanno la storia dell'edificio ma non sanno poi la tecnica di esecuzione. Quindi il corso di formazione che si voleva proporre era rivolto proprio anche alle guide turistiche, perché a volte parlando con delle colleghe c'è stata proprio questa difficoltà. Quindi a marzo pensavamo proprio di rivolgersi a una formazione più dettagliata, specifica. Quindi si può iscriversi anche, certo. Sicuramente lasciamo sotto dei video email dove scrivere. Sì, certo. Mm-hmm. Luca, per chiudere il nostro discorso, per favore qualche parola per ogni persona. Come stare insieme con sue icone, come creare sue icone dentro, come stile di persona. Sicuramente creare la propria icona si intende non all'esterno, bisogna rivolgersi appunto a Antonella per questo, ripeto, ma all'interno. Quindi il consiglio che io do è quello di creare.
crearsi un angolino nella casa, anche molto piccolo, nel quale comunque poter stare comodamente seduti a riflettere davanti a un'immagine che ci fa stare bene. Non tutti sono cristiani, quindi non si può imporre la nostra spiritualità, ma comunque un'immagine o anche un drappo colorato può andare bene, o qualche cosa che ci fa stare bene, che ci comunica pensieri positivi. E stare in questo angolino con gli occhi chiusi e cominciare a provare a visualizzare questa immagine. Dopodiché è gioco forza che dopo qualche mese questa immagine sarà trasformata in qualche cosa di interno e sarà facile anche esprimerla in concetti, in gesti, in comportamenti positivi all'esterno. Grazie. Grazie. Grazie.